Andrea Minguzzi, siamo a 10 mesi da quello che potrebbe essere, insomma, un altro obiettivo importante dopo Pechino. Come stai? Quali sono, appunto, le tue condizioni? Sì, sono fresco di mondiale. Abbiamo fatto il campione del mondo un mese fa, che era la prima gara dove c'era in pari la qualificazione, e purtroppo è andata male. Atamale, che ho vinto 3 incontri, poi nell'incontro decisivo per entrare nei primi 4 ho perso col finlandese per una mia piccolezza, diciamo, che comunque è stato una sorpresa. Questo finlandese è stato veramente bravo, e quindi sono arrivato a fine, sono andato 8º, per la qualificazione era per i primi 6 posti, e quindi adesso devo, diciamo, ricominciare un po' da capo per quanto riguarda qualificarsi. E ad aprile ci sono gli altri 3 tornei, dove tra aprile e maggio si aggiudicheranno gli altri 14 posti in palio per le Olimpiadi. Presumo, spero di riuscire ad arrivare a centrare l'obiettivo, e spero anche di centrarlo subito nel primo torneo, in modo da non dover affrontare poi gli altri. Senti, com'è cambiata la tua vita da Pechino, se è cambiata? Cambiata, diciamo, sportivamente male, perché ho avuto un paio d'anni di infortuni. È stato operato al legamento del ginocchio e del gomito, quindi ho avuto un anno e mezzo di stop e un anno di rodaggio per ricominciare. Quindi proprio questo mondiale è stata la prima gara importante da dopo Pechino. E per il resto, beh, la mia vita più o meno è sempre quella: faccio l'atleta e continuo a fare quello finché ancora ne avrò la forza, spero per ancora un pochino.